Diciamo, la vita ci vuole. Cercate di non perdere niente. Adesso vi ripeto ancora una millesima volta. Mettete la mente come avere due maniglie qua. Solo la vita muove tutto il resto. Potere passivo della vita. E il potere passivo della vita si trasferisce a questo lato lungo tutta la colonna, passa qua e avvolge le braccia, vedete? Avvolge il braccio sul loro asse e le lancia in forza centrifuga. Quindi fa fare questo le braccia e più le lancia in forza centrifuga. Questo esercizio è importantissimo per questo, perché sviluppa il potere passivo, quindi il potere passivo genera la forza centrifuga. Andate bene, andate così, andate, 1, 2, 3, guardo dritto in avanti, 5, 6, 7, 8. Bene, allarghiamo, secondo esercizio, adesso questo lavoro sempre con il cartone principale, il motore principale della vita. Batto, guardo la mano che batte, 1, 2, contare, contare così, fonda, fonda e lascia spazio, esatto, rete e risolvere, fonda e lascia spazio, non così, fonda e lascia spazio, fonda e lascia spazio, in modo che le gambe vanno con due potenti ammortizzatori e la parte sopra il bacino non si appoggia violentemente sulle arche, ma come sospesi, creare una specie di cuscinetto in questa zona qua dove si appoggia in modo da evitare l'attrito. Quindi questo
Gesto secco, se è così è semplice. E una volta che siete riusciti a sbloccare il bacino che riesce a fare un minimo di libertà di movimento in questo senso, no? Così, poco a poco ci riesce, dovete sentire questo stantuffo che si apre, cioè così, poi si chiude, si apre. Si apre, si chiude. Questo chiude si fa. Ah, che bello!